Vabbè, per me significa tantissimo, significa il mio sogno, significa una grande realtà, significano tante cose per me, tante sfide. Se dico Rio, penso a una cosa grande, perché per me sarà la decima Paralimpiade con una terza disciplina e dunque una nuova sfida. Allora, per la mia attuale disciplina ci dedico 5-6 ore al giorno. Gli avversari sono tutti temibili e poi ci sono magari quelli proprio, quelli che li conosci veramente, può essere la polacca, l'americana, ma comunque sono tutti temibili e avendo la classificazione raggruppata a Rio, sono le ragazze della categoria superiore, tutte. Allora, io non ho un idolo particolare, ma per me sono tutti gli sportivi degli idoli, perché ogni atleta affronta dei grandi sacrifici. Si allena, crede in un obiettivo e lavora per raggiungere questo. Dunque, per me sono tutti dei miti gli sportivi che hanno questo percorso. Beh, il mio primo fan è il mio compagno, il mio allenatore, il mio tutto, che è Dino Farinazzo, però posso dire che anche la mia famiglia è alla stregua. Ugualmente, perché comunque fin da bambina mi hanno sempre detto di credere nei sogni e di lavorare per realizzare il mio sogno. La mia mamma e il mio papà mi hanno insegnato questo e se sono arrivata dove sono arrivata è proprio grazie a questo insegnamento. Never give up, non mollare mai, crederci sempre e puntare in alto. Beh, intanto esserci e dopo l'appetito viene mangiando. Non lo so, bella domanda. Essere un'atleta era il mio sogno da bambina e dunque è una bella domanda cosa avrei fatto se non fossi diventata un'atleta. Sicuramente avrei fatto qualcosa di creativo perché non ho proprio il carattere da fare l'impiegata, ma mi sarei inventata qualcosa proprio di creativo, di... E anche di innovativo. Allora, non ho riti scaramantici, però c'ho sempre qualcosa di azzurro, ma perché è il mio colore preferito e perché mi accompagna da sempre. Sono schiva, non mi piace stare davanti alle telecamere, mi piace di più stare dietro. Però è anche vero che quando diventi un personaggio pubblico devi prestarti al pubblico perché sono anche loro che ti sostengono, tante volte sono loro con i loro incitamenti che ti aiutano nei momenti no. Dunque è doveroso rispondere a loro con simpatia, regalare sorrisi e soprattutto tanta attenzione. Passione, amicizia e tanto divertimento, anche sacrificio, impegno, che anche questi sono belli perché comunque quando riesci ad arrivare al tuo obiettivo, il percorso che hai svolto, dunque sacrificio, impegno, ma anche divertimento, fanno dello sport una cosa stupenda. Brutto dello sport è l'imbroglio. C'è qualcuno che imbroglia e a me non piace assolutamente. E il brutto dello sport è che a volte le persone che valgono poco si sentono dei campioni. E invece dovrebbero tutti rimanere umili e ricordarsi da dove sono partiti.